In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Senza una relazione personale autentica col Signore e senza una vita spirituale nascosta ma reale, tutto il resto rischia di essere scena, politica ecclesiale. Senza l'azione nascosta dello Spirito nel credente, la Chiesa rischia di essere più un raduno di militanti che una comunione di discepoli. Ecco dunque che Gesù ribadisce queste verità essenziali che fanno di un uomo un credente: l'amore per il Signore, l'ascolto della sua parola, la vita interiore animata dallo Spirito. E in corrispondenza Gesù presenta in qualche modo anche il tratto di chi non crede. È colui che non lo ama e non ascolta la sua parola. Amando il Signore, il credente ascolta la sua parola e fa abitare nel proprio intimo il Signore stesso. Noi verremo e prenderemo dimora presso di Lui. La venuta del Signore non è solo evento grandioso dell'ultimo giorno, ma è anche evento nascosto nel cuore dell'uomo. Solo uomini e donne resi dimora della vita trinitaria, coscienti della vita divina in loro, sanno narrare e annunciare il regno di Dio. Il Signore saluta poi i discepoli donando la pace. Ai discepoli è chiesto di vincere il turbamento e la paura con l'amore e di entrare così nella gioia. La gioia della presenza diventa così la gioia dell'attesa. Nell'assenza del Signore, lo Spirito Consolatore svolgerà la funzione di maestro interiore, di guida capace di illuminare il cammino dei credenti nel mondo e nella storia. Thank you.